Ed ecco il mio panettone salato shui shui senza lievitazione, buonissimo. Con queste dosi possiamo realizzare un panettone basso da 750 grammi, un panettone alto da mezzo chilo oppure tanti mini panettoni usando uno stampo da muffin. La ricetta è a prova di pasticcioni, basta mescolare le uova con lo yogurt, il latte, l'olio di semi ed il parmigiano. Uniamo poi la farina, io uso la 00, il lievito istantaneo, potete usare sia quello per torte salate ma anche quello per dolci, sono la stessa cosa. Mescoliamo bene, uniamo il parmigiano ed ora il momento goduria o anche svuota frigo. Aggiungiamo salumi, scamorza, olive. Possiamo realizzarlo anche con solo verdure, sia cotte che crude, tipo zucchine e carota tagliate sottilissime. Leggete sotto nelle note tutte le alternative. Ed ora prepariamo la copertura croccante. Basta mescolare l'albume, aggiungere le mandorle, mescolare. In pochi minuti le mandorle salate sono pronte. Versiamo l'impasto nello stampo da panettone scelto, mettiamo sopra le mandorle, saliamo leggermente, spolveriamo con poco parmigiano e via in forno. A Natale il panettone salato non può mancare.